cornicello serve per neutralizzare il tredicesimo uomo della Juve. E Graneris. Che l'arbitro. Partiti! Partiti, Luciano, partiti con Juventus in tradizionale maglia bianconera che attacca da sinistra verso destra, Napoli in tradizionale casacca azzurra partenopea. Vertice sinistro dell'area di rigore, pensa al cross Mario Rui, preferisce darlo di destra, Damsica il pallone dell'1-0 e si divora l'1-0 mandando largo un assist, un pallone fantastico. Quel pallone c'è. Se l'è magnato, come si dice a Napoli? Punizione, ha rischiato. Ha rischiato tantissimo. Fuori, netto fuori. Ha rischiato tantissimo Raul Albiol, che non era distante dalla linea, dell'area di rigore. La zolla di Pjanic. La zolla di Pjanic, occhio. Pjanic o Dybala, in realtà non è proprio la sua zolla, perché la preferisce un po' più indietro. Ma tra l'altro è uno di esperienza, è questo qua che ha fatto sto fallo. Stai bravo un secondo, che c'è un attimo, un secondo di silenzio. Qua, concentrazione. È la sua. Occhio a Gambaro Graneris, occhio. Vertice, sinistro dell'area di rigore, parte! Il palo, non è possibile. La deviazione, è la Juve di Cinisi. Deviata. Dove è passata? Pallone deviato dalla punizione, calcio d'angolo infatti, Graneris con le mani sui capelli. Allora, fine primo tempo, Videwall, cambiamolo subito, la notte scudetto passa a... Più Napoli che Juve, ed è d'accordo anche Graneris. No, io non sono d'accordo. Marocchino non è d'accordo, perché? Non è d'accordo, perché vista com'era la condizione della Juventus, che gioca in otto e il Napoli sta facendo niente. È sempre in funzione al grado di condizione dell'allenatore, dei giocatori. Dato che la Juventus ha una condizione in 3 o 4 giocatori da 30%, il Napoli ha fatto un tiro in porta, un'azione e va fuori. Neanche in porta. Infatti, 5 e mezzo all'Allegri, sei d'accordo? 5 e mezzo. Ma sì, sei. Quindi, calcolando com'è la squadra, sei. Io l'ha fatta lui. Quindi condivido. Devo dire che è stato solo il giocatore. Se i giocatori sono in questo stato, non può fare. Ma lui. Perché condivido, condivido le critiche nei confronti di Allegri da parte di Marocchino, perché effettivamente Matuidi in quella zona del campo, in quella posizione, in questo contesto, non serve a nulla. Uno come Mandzukic è indispensabile. Io credo sicuramente. Graneris, soddisfatto? No, soddisfatto sicuramente no. La differenza è che, pur lasciando l'iniziativa, questo sia al Napoli, questo non mi piace, di fatto non abbiamo subito nulla dal punto di vista proprio pratico, un'opportunità se vogliamo chiamarla. Allora, il Napoli, se c'è una squadra che meriterebbe il vantaggio è il Napoli. Non venire qua a cambiare le carte in tavola, amico. A bagnare. Un'altra partita. Tu che partita hai visto, Carmine? Juve Napoli. Il palo l'ha preso la Juve fino a prova. Sì, ma su una punizione laterale, ma che c'entra? Ma non ha giocato a calcio la Juventus per tutto il primo tempo. Ma questa hai ragione, ma non per questo il Napoli doveva essere in vantaggio, non ha fatto niente. Però se non quella mezza opportunità, voglio dire, non è che deve essere di vantaggio. Quello che a me dispiace, dà fastidio, che non abbiamo preso noi l'iniziativa giocando in casa. Abbiamo un'opportunità di ammazzare il campionato, di finirla qui. Vorrei vedere una squadra con la testa, con la mentalità. Ah, no, un attimo, voglio sentire la parte napoletana, Carmine. Quella che ha avuto il Napoli all'inizio. Rispondi a Graneris. Adesso farà vedere il possesso palla, sarà stato 60-40. Può darsi, ma non ha vinto mai nessuno col Cioè, già questo ti dice parecchio. Ma non ha mai vinto nessuno. Che il Napoli non ha concretizzato, ha ragione. Ma è quello lì. Che il Napoli non meritava il vantaggio, mi sembra assurdo. No, perché devi. Gambaro! Gambaro! Accetti a Marcordi in diretta. Attenzione, la consegna della maglia che tanti anni fa è stata di Gambaro, la stagione di Lippi che portò alla Coppa grazie UEFA. Grazie. L'applauso, attenzione, grazie. A questo momento di grande camera, televisione. Grazie mille. Grazie. Presenta. Però ci vuole la scritta a Gambaro. Grazie. Esce la Juve, Higuaín perde l'ennesima palla. Higuaín è patetico. Però a un certo punto non sta in piedi. Caleone non sta in piedi. Sta in piedi da mesi Higuaín. Danni. Ci vuole occhio. Caro attrezzi per muovere. Ma ragazzi, quando lo dicevo 8 mesi fa, però. Occhio, brivido, Graneris, che brivido! Mare Kamsic di sinistro mette dentro, c'è il taglio sul secondo palo di Caglione. Non avrebbe mai sbagliato l'altro. Fuori dallo stadio, Caglione. E fuori qua. Non possiamo andare in onda con sta. Alzatelo un pochino. Cosa vuoi alzare? La faccia di Abbagnale! Buttala. Gli ha spostato il corno da quella parte. Eh sì. E quindi. So cavoli ora. Che può succedere di tutto. Attenzione,
Jorginho, lo scambio con Zielinski, poi Insigne, 25 metri, una palombella a cercare Caglione con una bomba, la parata di Buffon. Che parata di Buffon, incredibile! Fuori gioco. Caglione che va a battere questo corner da destra, minuto 44, ultimo giro dell'orologio, poi solo il recupero dentro Caglione con i battuti. Incredibile il nome di Gambaro! Cambia tutto! Cambia tutto a Bagnale! Gela lo stadium! Clamoroso! Napoli fa anche lo stadium! Tutti ad abbracciare! Tutti ad abbracciare Koulibaly! Gambaro! Incredibile! Stiamo vivendo un momento storico di questo campionato! Muovono la zebra, da calcio da fermo si decide questa partita. Calleoni, il cross è la testa di Koulibaly. Che gol! Clamoroso, non lo so qual è il video wall. Vediamo più Juve che Napoli. Sarà 8 minuti. Pazzesco, tutti da vivere. La classifica, -1. Scusa. -1. L'ha perso bene a te. In questo momento, ve lo spiego, il Napoli ha, nello scontro diretto, ha lo stesso risultato dell'andata. Quindi la Juventus ha 7 gol in più, se non sbaglio, e quindi il Napoli deve fare 2 punti. Ha meritato la vittoria il Napoli, ha meritato la sconfitta la Juventus. Squadra impresentabile quella di questa sera, ragazzi. Scusa, Non è finita. Finisce qui. In questo istante. Clamoroso video wall. Tutto riaperto. Napoli sbanca lo stadium. +1 per la Juventus. Ma vai. Marocchino, non lo so se è da Graneri. Meglio Graneri. No. Va bene. Allo sportivo. Così ti copre con la maglietta bianca che hai. Allo sportivo marocchino.